Benvenuti e un bel internato a voi che ci state seguendo in questo simpatico episodio in cui non mi ricordo più che cazzo avevo detto che facevo perché mi sono distratto un attimo ho detto che registravo subito invece poi l'ho registrato un'altra volta e quindi di conseguenza mi sono un attimo uh, sconfonduto sul momento sconfonduto detto volontariamente eh, non è che sono scemo um, mi sono un attimo confuso um, su cosa stavo cosa avevo detto che facevo eh, pazienza dunque io mi sono fermato un attimo qui al crafting di tutta sto sta bestia perché perché ehm, non mi ricordo più no ok scherzi a parte devo fare i eh, famosi eh, teleporter o come cavolo funzionano eh, Apparentemente sono una stronzata, sì, però richiedono tanti advanced circuit che non so se ho tutto. Eh, e questo qua c'è un dubbio atroce se ho tutto quello che mi serve. Allora, negli advanced circuit Che ci serve? Cosa ci servirà mai negli advanced circuit? Più tanto se li trovo perché li avevo visti li avevo visti, visti. Uno è qua, ma non è quello che cerco. Eccolo qua. Trovato. Meno male. Il problema è che devo farne un puttanaio. E abbiamo finito cosa? I lapislazzoli. Perfetto. La domanda sorge spontanea. I lapislazzoli? Avevo mica la farm? Ma andiamo a controllare. Ehm, la risposta potrebbe essere un semplicissimo sì non so quanti ce ne dà quindi nel dubbio ne prendiamo due due stack andiamo a vedere vediamo che non lo utilizzo l'utilizzo l'utilizzo ce ne da 12 abbondanza signore abbiamo una abbondanza di stra abbondanza di lapislazzoli in questo momento che andremo a craftare qua però per comodità ok questo qui e quest'altro qui perfetto 3 stack da 64 mai visti così tanti da peslazzo in un colpo solo eh? mi, spav mi, spav mi spavento anch'io le volte allora abbiamo 4 5 e abbiamo finito i, i cosi allora circuit ah, no cir circuit ce ne siamo ancora 1 2 e 3 ne faccio solo 3 così ho già i conti prefatti non sto a diventare scemo ok 7 e 1 8 perfetto una volta no perché 8 per scusate perché ho detto 8 advanced circuit me ne servono di più ehm, replicator no cosa ho fatto? re porca troia replicato ok teleporter ci sono 4, 8, 12 ce ne servono, i vostri allora 12 c'è un Y4 quindi sono eh, circuit normali 1, 2, 3 e 4 vai! Perfetto, adva... ced... adva... non ci viene, non so più cosa scrivere ad... van... ced... no Advan advanced... ce la posso fare? Sì, è così, no? Sì. È così. Sono così scemo che non li vedo? Abbastanza. Ok, riproviamoci per l'ennesima volta. Perfetto. 4 e 4, 8. E sono 12. Così, così e così. Perfetto. 3 machine casing in mezzo. E poi non mi ricordo più cosa vuole adesso. Replicator. Allora, vuole. Glass fibre, glass fibre, un diamante e il frequency transmitter. Allora. Glass fibre ce l'abbiamo. Allora, un, due, tre. Anche se non se ne posso sbagliato. Glass fiber ce ne abbiamo 29 1 2, 3. 1 2 3 e che vuoi ancora il transmitter no tran mm, mortacci tua che non mi ricordo mai come ti scrivi transmitter ah, vuole il basic circuit di sta ceppa, va bene molto bene eh, questo no, questo qua siamo obbligati purtroppo a farlo con questo e ci manca il copper mm. no, ce l'abbiamo ma poco vediamo un po' se ci basta la rubber roover e mm, non lo so vediamo un attimo 15 più 25 allora sono mm, 6 12 18 no sono soltanto 6 e 6 12 perché ce ne da due no i plate force, i force plate a me i force plate, che sennò no sto male ce la possiamo fare ok allora mentre faccio i force plate rispondo un attimo al cellulare e ci vediamo a brevissimo chiedo scusa per questa brusca interruzione ma mi hanno chiamato per delle cose improvvise quindi vi faccio rapidamente vedere i tre teleporter e una volta fatti i tre teleporter vi faccio sempre rapidamente vedere il crafting del replicator che ce l'abbiamo bene che fatto e quando e se mai tornerò eh, vi faccio vedere eh, come funzionano i tre macchinari messi assieme ehm, scusate per questi spezzettamenti però mh, purtroppo come al solito un episodio come mia solita fortuna deve andare fatto così un po' a cazzo di cane. Eh, voi aspettatemi nel video che torno tra due secondi, nella vita reale un po' di più. Ad, a, a brevissimo. Bene, ritornati a tutti, ehm, c'è stato questo rapido cambio di inquadratura perché sono eh, ovviamente slogato e rilogato dal server per i cazzi miei. Eh, stavo ammirando con molto stupore che purtroppo Uh, dato che avevo in mente di dare una, dare una diciamo, modificata a questo impianto uh, non so se ve l'ho già fatto vedere non me ne ricordo più perché ho um, registrato gli episodi così un po' a cazzo di cane mi, mi perdo sempre praticamente a farla breve ho notato che questo MJ Consumer produce soltanto se si prendono i cioè produci soltanto prendendo i, la corrente da una sola direzione questi due motori qui che sono collegati in questo modo non producono corrente quindi li ho disattivati ma tornando a noi tornando a quello che stavo facendo prima giustamente e la se non rimbalzo otto volte dovremmo essere qui in zona eccoci qua allora cosa dovevamo fare? vi devo far vedere il trittico delle meraviglie. Il trittico delle meraviglie funziona nel seguente modo. Allora, tendenzialmente, se non mi ricordo male, devono essere messi in questo preciso ordine o al massimo in ordine inverso, purché nel centro, de, de, centro di tutto ci sia il pattern storage. Perché vi spiego praticamente lo scanner, che andrà a scannerizzare nel mio caso l'iridio, Uh, non so quanto ci metta ma spero ci metta poco mentre io spiego uh, una volta che lui ha scannerizzato il video invierà praticamente i dati al pattern storage che ci caricherà qui nel uh, um, vedete nei, nei vari pattern disponibili un, uh, un pattern a caso tipo beh, adesso ne sto scannerizzando il video per facilitarmi la vita tipo qui scannerizzerà vari ores come potrebbe essere l'iron piuttosto che il non so il nome di ridio l'ho già detto piuttosto che anche il legno per dire cioè se uno vuole farsi il legno da con l'Umeter può farlo adesso non mi ricordo più se è valido il legno normale o il legno lavorato comunque uno dei due è comunque scannerizzabile ehm, comunque sono tutti quei i materiali scannerizzabili se non mi ricordo male sono solo i materiali tra virgolette base cioè quelli che derivano dagli ores o direttamente dal legno per fare un esempio o la stone ehm, già la cobblestone forse non, non è ehm, analizzabile diciamo comunque dato che io ho pochi dischi di Crystal Memory perché costano veramente un fottio farli eh, li sto facendo amichevolmente con il crystal cioè li sto facendo l'Iridium perché è uno di quelli che mi serve successivamente una volta che noi abbiamo qui il nostro pattern da scegliere mettiamo il nostro Crystal Memory qua e gli diciamo import from crystal in caso per dire supponiamo che jolly abbia analizzato eh, non so eh, il, il craft, cioè crafting scusate eh, come si produce eh, per dire le delle mh, le Blaze rod dal mh, col, con l'analyzer no? io mi, lui mi presta il suo cd il crystal memory io cosa faccio? Vengo qui, metto il crystal memory di Jolly con scritto, anziché al posto di empty vedrete scritto tipo Blade o qualcosa Blades Rod o qualcosa del genere, e faccio import from crystal. In questo modo lui cosa fa? Mi eh, salverà nel mio ehm, eh, nel mio pattern storage come si creano i, ehm, i Blades. Una volta fatto questo mh, praticamente noi andremo a... Ehm, salvo imprevisti selezionare il pattern in questa in questo replicator e una volta selezionato il pattern eh, siamo a posto l'unica cosa che mi viene in dubbio è il pattern storage con il crystal memory serve solo ed esclusivamente per salvarvi i crafting in caso vi doveste spostare il pattern storage perché il pattern storage è uno di quei bastardi eh, oggetti di Craft che non mantiene la memoria se lo rompete questa qui era la versione che fino a poco tempo fa poi se hanno aggiornato cambiato disfatto eh, non lo so vediamo un attimo ci c'è tanta corrente no è stabile è, stabile. è molto stabile ehm, dunque vediamo un attimo come siamo messi siamo al 90% abbiamo quasi finito dunque salvo imprevisti adesso lo scanner dovrebbe mandare l'input di come è fatto tra virgolette l'iridio al, al nostro um, mi venisse in mente il nome che l'ho detto due secondi fa non me lo ricordo di più al nostro pattern storage ecco scan complete uh, richiede praticamente 22 bucklet di UU meter e per cre essere creato chiede un milione di EU noi possiamo cancellarlo oppure salvarlo. Avendo il pattern storage io facerei salva. Ehm, perché mi dice no storage? C'è che ce l'ho qua di fianco? Perfetto. Ehm, non so, ce l'ha salvato ma ci dava errore. Non chiedetemi il perché. Allora, noi adesso abbiamo l'iridio. Una volta che abbiamo l'iridio, noi cosa facciamo? Export to crystal. Così abbiamo il nostro backup. Quindi teoricamente, ecco, abbiamo, sì, in modo molto rapido e istantaneo, abbiamo praticamente eh, creato eh, l'iridio, eh, cioè abbiamo messo l'iridio sul disco. Il nostro pattern storage terrà eh, memorizzato l'iridio, a meno che non lo rompiamo, e nel replicator possiamo andare a selezionarci l'iridio direttamente dal, ehm, dai pattern qui in alto. Eh, noi sappiamo che eh, richiede 22 milioni di no bucklet di, ehm, di coso, di, di U-Meter per essere replicato e soltanto tra virgolette 1 milione di EU eh, Invece con eh, l'altra nostra macchinetta che abbiamo a disposizione che adesso vi faccio vedere che è il replicator, eh, non il replicator, scusate, il um, molecular transformer che ho ovviamente appoggiato sempre al solito posto qua in alto che adesso vi faccio vedere per trasformare l'iridio ah non ho il ferro dentro scusate mi manca il ferro se no vi faccio richiede 9 milioni di EU eh, ringraziamo sempre la collaborazione del nostro ultimate hybrid solar panel ehm, e niente una volta fatto fatto questo voi praticamente andate a collegarvi la adesso vado giù a farvelo vedere se non dai scendi nel buco, buco dai su ok dicevo voi andate praticamente a eh, collegarvi eh, scusate voi andate a collegare il replicator direttamente o indirettamente con il um, con il tank che noi abbiamo qua di sopra del um, dell'Umetter e tendenzialmente siete a posto adesso tra quando registravo stamattina e eh, eh, adesso ho fatto tra virgolette soltanto eh, 20.000 secchielli eh, non è una grave perdita per la cronaca eh, l'unica cosa è che adesso devo brutalmente trasferire i secchielli da una parte all'altra a meno che a meno che no facciamo un secchiello per volta vediamo un po' se lo prende uh, why perché non eh, perché ha un problema con i bucket sto, sto coso. Eh, vediamo un po' mm, B U C K Ecco bucket, eh, eh, no, è più viola il liridio. Eh, si sì, il iridio, buonanotte. Eh, è tipo questo? No. Ma è no. no, no no, Questo qua è tutta roba della della chimica o qualcosa. C'è da qualche eccolo qua, dovrebbe essere in queste zone qua. Allora, poison, poison. C'è una differenza di poison, ma non so per quale motivo. Eh, pirotero un coso. Bled Destabilized No. Oddio, come faccio a trovare questo? Poison di nuovo. Perché tutte le cose viola sono... Facciamo prima. Allora. U-U. Uh, uh. Ok. Ok, abbiamo il U-U-Meter Wooden Bucket Sembrerebbe che l'UU u -meter Wooden Bucket sia l'unico modo per... Ehm, per ottenere il bucket, eh, i nostri Bucklet ehm, Abbiamo anche dei Barrel di u ma ho paura... Eh, infatti, vedete I, barre, i Barrel si riempiono solo col Fluid transfuser, non so bene per quale motivo e ehm, la cosa è alquanto preoccupante quindi teoricamente qui dovrebbero starci starcene 10.000 quindi io con due di questi sarei a posto però c'è sempre un però vediamo un attimo wood bucket della ah si fa brutalmente così legno 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 ah ma è legno particolare? no questo qua è il force log questo è il legno normale della cosa. Allora, vediamo se me lo fa prendere perché come potete vedere da qua ah, c'è qualche problema. Di solito dovrebbe in automatico darmi il bucklet di, di metter ma a quanto pare non è previsto dalla legge di, di questo Minecraft oggi. Allora, scendiamo un attimo al pian terreno. E andiamo, sempre se il mio personaggio ha intenzione di correre. Andiamo a prenderci il legno, quello brutto brutto brutto. Allora, che dovrebbe essere questo? 1, 2 e 3, perfetto, abbiamo un wooden bucklet, qua togliamo il side perché non ce ne frega niente. E andiamo brutalmente a riempirlo sperando che funzioni, perché a sto punto mi iniziano a sorgere dei dubbi sul funzionamento. Allora saliamo... Perché? Ah scusate. 1, 2 e basta. Teoricamente io cliccando così dovrei prendere il bucklet. Eccolo qua! Non chiedetemi per quale astruso motivo, ma eh, il bucklet di... No, devo scendere, sono cratino. Il bucklet di... di ferro gli sta sulle balle, non so bene perché. Adesso vediamo quanto, quanto quanti bucket tiene questa macchina perché se ne tiene troppo pochi devo per forza... Allora vediamo un attimo eh, Bucklet no Bucklet di qua Perfetto Ne tiene mille eh, Oppure che ne tenga mille Siamo neanche alla prima attacca, Devo vedere quanti ne tiene fino alla prima attacca, eh. Facciamo un attimo Due secondi avanti e indietro così Vedete anche voi quanto mantiene eh, sì, Se non mi metto al centro però Allora Ne abbiamo messo per adesso uno di secchiello adesso andiamo a prenderci il secondo diventerà un po' monotono questo pezzettino però pazienza almeno contiamo tutti i bucklet giusti no, no 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 porca troia vieni qua chissà se fa danno no è come se fosse acqua meno male salvo ok allora dicevamo qui siamo qua tra due bucklet e siamo già alla prima riga quindi sono 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, siamo a metà. Poi dopo 8.000 abbiamo altri 4 tacchette, quindi ne tiene 16.000. No, non posso, non posso farlo con i bucket perché se non sono abbastanza veloce a riempire eh, non, ho, mh, non riesco praticamente a riprodurre tutto il resto. Quindi non... Potendo farlo in questo modo, eh, se non mi lagga il gioco, eh, direi che eh, l'unica è farvelo vedere eh, diciamo, offline, cioè offline per modo di dire ehm, Stavo pensando come fare... ah sì giusto, che scemo, un'idea ce l'avrei Allora, dunque abbiamo le ender tank, giusto? Sì Abbiamo le nostre ender tank Se abbiamo le nostre ender tank, ci, i fluid act dovremmo averceli Uh, si sì. dovrebbe essere giusto così allora praticamente adesso noi andiamo a prenderci questa qui che è quella di input ce la togliamo un attimo mi sembra che basti la manina se non mi ricordo male si sì, grazie ho distrutto anche un pezzo di pavimento ma facciamo finta di niente dai e togliti ok un togliti un attimo anche te che mi servi dove è finito? Ah, ce l'ho, perfetto. Eh, e poi, dunque, togliamo anche questo, tem solo temporaneamente, eh. Sì, io distruggo sempre dei pezzi extra. Eh, pa, pa, pa. Questo qui lo mettiamo qui, questo qui chiudiamo il buchino qui e siamo a posto. Tanto il, um, il Mass Fabricator ha un minimo di contenitore, diciamo, interno di di uu metter suo personalizzato quindi non ci sono problemi allora qui se non mi ricordo male dobbiamo collegare che sarà alquanto rischioso quindi faccio finta di niente e faccio così quindi faccio gnec onde evitare problemi mi collego questo in uscita non mi ricordo mai da che parte va collegato per far sì che riceva il coso Forse vuole la leva di fianco? Vediamo un attimo. Leva? Vuoi la leva? No, la leva gira soltanto il verso del... Ok, vuole per forza il... il coso. Quindi qui bisogna stare attenti perché altrimenti mi ranco via un pezzo di tanque e perderei lu meter. Ho sempre questo brutto vizio di scavare un pezzo di terreno quando non c'entra niente ok allora, tu è lì quindi adesso facciamo facciamo che mettere il coso di qui e questo qui lo mettiamo in uscita così yes sbronciamo di qua e teoricamente facciamo così cling perfetto con calma si riempie mentre lui con calma si riempie noi andiamo al piano di sotto e sperando che eh, tutto questo funzioni tanto devo anche rimettere delle torce che si sono staccate vediamo eh, un attimo scusate eh, devo fare un F7 un F7, non mi ha preso l'F7? ok adesso me l'ha preso eh, dunque devo mettere la torcia qua e forse ce n'è una anche da ste parti di qua Boh, noi per, per sicurezza e ignoranza la metteremo qua. Perfetto. Allora, possiamo togliere il nostro amico F7, che ci fa solo laggare di più e basta. E eh, dunque di qua no, ho sbagliato. E collegarci il nostro simpatico ender tank, facendo così, tipo. E successivamente facendo... No, questo qua ce l'ho già nell'inventario, quindi è giusto facendo così e eh, penso così chissà se lo prende il coso o no si sì, perfetto lo prende in automatico ottima scelta noi adesso possiamo avviarlo come no, bene abbiamo poco di ehm, comunque vedete era 16 qua ne abbiamo poco quindi facciamo single run e lui ciucciando la bellezza di eh, un milione di EU dalla nostra centrale nucleare che regge moltissimo, re, tiene botta, tiene, regge tantissimo l'assorbimento di corrente ehm, praticamente andiamo a, a replicare il nostro ehm, eh, iridio ah, una cosa che non vi ho detto, l'iridio per essere diciamo, analizzato non so se, se ci avete fatto caso prima viene distrutto quindi per essere proprio sicuri, 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 sicuri al 100% di non fare cazzate, ehm, iniziate a fare le analisi col vostro scanner, soprattutto se si parla di iridio, che è molto raro da trovare se non nelle ender chest. Eh, no, scusate, non nelle ender chest, nelle chest quelle dei dungeon e cose varie. Ehm, se riuscite ad averne almeno due per sicurezza, perché non si sa mai. Non vorrei avere qualche vostra bestemmia sulla coscienza perché avete tipo analizzato l'unico pezzo di Ridio che avevate e poi non avevate collegato il pattern storage e quindi avete perso tutto. Oppure avete analizzato l'unico pezzo di Ridio e poi avete distrutto dopo il pattern storage, quindi occhio a quello che fate. Um, dunque siamo al 69, un numero molto interessante per cento um, Dobbiamo soltanto adesso um, Aspettare due secondi Aspettiamo due secondi, poi concludiamo il video e vi do i, i vostri saluti Ah, per la cronaca, mi sono indicato di dirvelo um, Lui, sto bastardo, ciuccia 2048 di corrente, lui ciuccia la bellezza di eh, mi sembra 128 come scanner però il pattern storage non ciuccia c'è niente Come potete vedere questo cavo è collegato solo alla mfi qua di fianco che non c'entra assolutamente niente eh, Qui il pattern storage tra virgolette Prende corrente dalla macchina che sta di fianco Detto brutalmente è come se fosse mm, una, una, una tastiera to, per farvela per dirla molto, in modo molto simpatico. Ah, intanto siamo al 100%. Perfetto. Ehm, dove lo recupero adesso l'iridio, però, scusate? 100%? Dove mi hai messo? Qui no? Mi sono distratto un attimo. Ah, C'è qualcosa che non mi inquadra con l'iridio perché dice che gli EU sono al 100% però l'Umeter è solo al 12%. Mm, non so bene cosa significhi tutto questo. Ah, praticamente lui ci mette molto 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 più tempo a eh, lavorare meter rispetto alla corrente che lui assorbe. Praticamente voi potete adesso ho capito come l'hanno leggermente modificato dall'ultima volta che l'avevo usato io mi sembra eh, loro praticamente cosa fanno eh, cioè lui il replicator si autostora cioè si autosalva o chiamatelo come cazzo vi pare eh, la corrente e ehm, lo metter all'interno quindi non è come prima come, la come una versione precedente che avevo usato io non mi ricordo che versione era però che praticamente se non c'era l'U sufficiente o comunque con apporto continuo vi diciamo rovinava il crafting perché vi, vi dava errore e si bloccava qui invece è proprio una questione di ehm, accumulo lui personalmente il replicator accumula eu e eu metter all'interno una volta che li ha caricati inizia a produrre nel nostro caso abbiamo travinto la, la tra virgolette la guerra perché avendo collegato l'Ultimate Universal Cable tanto se volete salutare l'autobus che ha fatto abbastanza casino oggi ehm, però avendo forse una finestra chiusa si è sentito di meno ma non me ne frega niente a voi dicevo avendo collegato l'Ultimate Universal Cable è molto più eh, rapido il, il trasferimento adesso qui non, eh, non c'entra assolutamente niente ho provato io a sull'anguare per vedere se aumentava leggermente la velocità di, eh, di scorrimento del, del fluido ma non era così purtroppo l'unica adesso è per l'ennesima volta faccio uno stacco nel video e ci rivediamo appena, appena siamo vicini al 100% perché se no diventa troppo lunga quindi a brevissimo Solo un rapido aggiornamento, mentre siamo soltanto al 30%, volevo farvi vedere la velocità con cui viene assorbito l'U-Meter dalla nostra macchinetta. Eh, praticamente viene assorbito molto, molto, molto lentamente. Molto l'hanno fatto per evitare che eh, gente come noi eh, replicasse il mondo per, a vita, tipo, no? E allora l'hanno molto molto ridotto come velocità di, diciamo, assorbimento di U-Meter. Ehm, e niente, ci vediamo poi tra un po', forse, se mai finirà. Ce la stiamo facendo, siamo al 98% dopo praticamente quasi 20 minuti, un giorno intero di Minecraft praticamente. Siamo al 99. Sarà un supplizio finire di craftare questi radio. Dai. Dai. 99. Waiting. Yeah. Radio more in Dustercraft. Mortacci tua. Ok. È stata lunga, dura e, e tediosa. Eh, detto proprio fra noi. È più rapido il pannello solare avanzato anche se teoricamente costa un'atrocità enorme di eh, materiali è più veloce il, il coso avanzato voi mettete, prendete, il vostro, prendete la vostra centrale nucleare come avevo fatto io ci attaccate il molecola transformer fate il primo pannello solare buttate il pannello solare sul soffitto della vostra casa con sotto attaccato il molecola transformer che toglierete dalla centrale nucleare e poi otterrete praticamente il iridio infinito buttandogli dentro uno stack di um, iron a botta e lui ve lo tradurrà amichevolmente un pezzettino per ogni pezzettino in, in altre cose comunque nonostante ciò noi abbiamo già la bellezza di 39 di iridio e abbiamo già anche fatto il nostro iridium rotor avevamo già buttato tempi addietro quando forse non registravo abbiamo anche dell'aspirina per chi avesse mal di testa o dolori articolari ehm, Avevamo già buttato dall'epoca che fu, non mi ricordo quando di preciso, dell'iridio dentro quel molecolo transformer del cazzo e ne abbiamo uh, ricavato un bel po'. Allora adesso la nostra uh, crystal memory uh, la possiamo buttare brutalmente dentro il nostro inventario e um, non in questa puntata perché facendo la spezzettata sinceramente non so quanto cazzo sia durata. Uh, però in qualche modo eh, andremo successivamente a eh, aggiustare il nostro impianto di sopra, che come vi ho detto, quei fottutissimi 4 eh, no, scusate, 4 a destra e 4 a sinistra, quindi in totale sono 8 ehm, ehm, combustion engine, o, o engine eh, producono soltanto una cosa come 128 all'incirca! 128 EU su TIC nel picco massimo, quindi io opterei eh, in modo molto mm, eh, apocalittico di ehm, raddoppiare se non quadruplicare l'attuale ehm, presenza di eh, pannelli, mm, scusate, di, di motori ehm, perché praticamente essendo 8 sarebbero 8, 16, 24, 32. Con 32 motori teoricamente avremmo un 512 EU su tick fisso che ehm, ci potrebbe essere molto utile nelle fasi... non nelle fasi avanzate, però c'è cioè, utile perché ci garantisce una, ehm, come si può dire, una linearità più continua sul caricamento del um, sulla creazione scusate del liquido eh, dunque eh, adesso non saprei più cosa dire perché devo andare a fare questo pettettino di impianto e mi sono anche perso il minutaggio come al solito avendo avuto tutti i casotti del, del caso eh, noi ci eh, abbandoniamo in questo modo e ci vediamo nella prossima puntata eh, dove se non mi esplode l'impianto vi faccio vedere la modifica dell'impianto quello superiore e faremo anche altre cose sfando persone e picchiando animali eh, per il momento vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata ciao a tutti